RDE presa diretta. Ben ritrovati dalla redazione. Il rischio è che Mario Draghi alla fine si sia fortemente sopravvalutato, convinto che grazie anche alla benedizione dell'Unione Europea la sua ascesa al Colle sarebbe stata poco più di una formalità, senza nessun partito capace realmente di opporsi. Invece, costretto di colpo a fare i conti con un clima sempre più ostile nei suoi confronti, che mette a serio rischio la possibilità di elezione come successore di Sergio Mattarella nel ruolo di capo dello Stato. Addirittura, secondo qualcuno, la corsa del Premier potrebbe addirittura essersi già interrotta. Come raccontato da Aldo Cazzullo durante l'ultima diretta su Corriere.it, in occasione della seconda giornata di votazioni per la scelta del Presidente della Repubblica, la fronte anti-Draghi sta assumendo dimensioni sempre più imponenti con il passare dei giorni. Gli stessi esponenti principali delle formazioni, quelli sulla carta sponsor dell'attuale Premier, sarebbero ormai prossimi alla retromarcia, consapevoli del clima decisamente mutato, rovesciando così un verdetto che fino a pochi giorni fa sembrava decisamente scontato. L'ostilità a Draghi tra i grandi elettori è impressionante, ha spiegato Cazzullo. La maggioranza non gli ha mai parlato in vita sua, ma proprio per questo lo vede come un alieno, un usurpatore. Casini, invece, è percepito come uno di noi. Contro l'ascesa di Draghi si sono schierate in queste ore la Lega di Matteo Salvini, il Movimento 5 Stelle, che preferirebbero lasciare il Premier dov'è, a Palazzo Chigi, fino alla fine della legislatura. Nelle scorse ore era stato Vittorio Sgarbi a confermare le difficoltà di Draghi, raccontando tutti i grillini con cui ho parlato, mi hanno detto mai uno del PD, Draghi neanche morti. Cambiamo argomento. Una volta che il PNRR di un paese membro è stato approvato dal Consiglio dell'Unione Europea, solo in casi eccezionali il paese in questione può chiedere una revisione del piano in linea con l'articolo 21 del regolamento sul fondo di ripresa e resilienza. E quanto sottolinea un portavoce della Commissione dell'Unione Europea in merito all'eventualità che l'Italia possa modificare il suo PNRR. Lo Stato deve dimostrare che non può più attuare il piano o parte di esso a causa di circostanze oggettive. La richiesta fa scattare una rigorosa valutazione caso per caso da parte della Commissione e assieme al Paese interessato, si aggiunge. Il Ministero dell'Interno russo ha dato ordine di arrestare Oleg Navalny, il fratello dell'oppositore Alexei Navalny, su richiesta del Servizio Penitenziario Federale. Lo riferiscono diversi media russi. Oleg Navalny era stato condannato a un anno di reclusione per aver organizzato una manifestazione contro l'arresto del fratello un anno fa in violazione delle norme anti-Covid. La sentenza era stata sospesa, ma il Servizio Penitenziario ha chiesto di renderla esecutivo, affermando che Oleg ha violato le regole della sorveglianza. Non si sa dove si trovi Oleg in questo momento, se in Russia o all'estero. La Cina è pronta a fornire aiuti per 500 milioni di dollari ai paesi dell'Asia centrale, quanto ha assicurato il presidente Xi Jinping, che ieri ha incontrato in modalità virtuale il leader di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan per celebrare il 30° anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici. Xi ha affermato che la Cina li sosterrà con forza, salvaguardando la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale, secondo quanto riferito dai media ufficiali, illustrando i piani per l'invio di ulteriori 50 milioni di dosi di vaccino contro il Covid. Dagli interni, prima ha ucciso 4 familiari, tra cui 2 minori di 15 e 11 anni, poi si è suicidato l'autore della strage avvenuta in un appartamento di via Riesi, Alicata. L'uomo Angelo Tardino, 48 anni, ha ucciso con colpi di pistola il fratello, la cognata, 2 nipoti prima di fuggire. Braccato dai carabinieri, ha deciso di togliersi la vita in una strada distante dal luogo della strage, in contrada Safarello. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri basata sulle testimonianze di alcuni vicini, la strage sarebbe stata originata da una lite in famiglia per motivi di interesse legati alla suddivisione di alcuni terreni dove coltivano carciofi. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Era questa l'ultima notizia per il nostro appuntamento con l'informazione.
informazione che ritorna con la prossima edizione. Grazie a tutti per averci seguito. Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo col tennis e gli Australian Open. Poco fa terminato il match del nostro Jannik Sinner. Niente da fare per il tennista altoatesino. Si è reso ai quarti di finale al greco Tsitsipas 6-3, 6-4, 6-2 il finale. Dunque il numero 4 al mondo si prende la semifinale dello Slam. Eliminata nel torneo di doppio anche la coppia azzurra composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli, che è stata eliminata ai quarti di finale in due set da quella anglo-americana composta da Ram e Salisbury. Il calcio, Vlahovic, Juventus, l'attesa meno di clamorose sorprese è quasi finita. L'attaccante della Fiorentina è atteso alla Continassa nel prossimo weekend per le visite mediche, nella speranza che una settimana basti per negativizzarsi e poi al debutto allo Stadium con la nuova maglia bianconera il 6 febbraio contro il Verona. Nelle casse del presidente Viola commisso 65 milioni di euro più 10 di bonus. Robin Gosens è vicino all'Inter, l'accordo tra il club nerazzurro e l'Atalanta è ai dettagli per una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi. Il tedesco si trasferirà alla corte di Simone Inzaghi in prestito e sarà poi riscattato in estate. Attualmente infortunato, sarà disponibile dalla fine di febbraio. In casa Milan invece si attende solo l'ufficialità. Marco Lazetic è un nuovo attaccante rossonero. Il 18enne della Stella Rossa è sbarcato a Milano per chiudere l'affare e legarsi con il Milan per i prossimi 5 anni. Al club di Belgrado saranno versati 3 milioni di euro più bonus. Il giovane bomber ha svolto le visite mediche, ha ottenuto l'idoneità sportiva e poi, nella sede rossonera, la firma sul contratto. Il Marocco vola ai quarti di finale della Coppa d'Africa grazie ad Hakimi. L'ex interista ha infatti deciso la gara in rimonta contro il Malawi, battuto 2-1. Al prossimo turno il Marocco incontrerà la vincente tra Egitto e Costa d'Avorio. Torniamo al tennis perché a Dubai si rivedrà Novak Djokovic, il numero uno al mondo, prenderà parte al torneo in programma dal 21 al 26 febbraio. Torneo che ha vinto 5 volte tra 2009, 2010, 2011, 2013 e 2020. Assicurata la presenza di altri top player quali Rublev, Auger Aliassim, Urchak e Shapovalov, oltre al nostro Jannik Sinner. È tutto, alla prossima edizione. RDE Sport. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteo buone, ma purtroppo situazione anticiclonica nei mesi invernali significa anche nebbie, foschie, nuvole basse in pianura padana, tanto queste nubi nascondono anche molto inquinamento. Andiamo a vedere la previsione della nuvolosità, poco da segnalare, torna qualche annuvolamento sull'Alto Tirreno tra Liguria e Toscana e anche nel nord della Sicilia, per il resto ampia e schiarita, a parte appunto le nebbie al nord. Come precipitazioni nulla da segnalare per il momento, vi anticipo però che nella giornata di venerdì correnti fredde dal nord Europa riporteranno delle precipitazioni sull'Italia, ma specialmente al centro-sud. Quindi in definitiva per questo mercoledì nulla di particolare da segnalare, qualche nuvola diciamo tra Liguria e Toscana, nel nord della Sicilia, per il resto ampie zone di sereno al centro-sud e sulla fascia alpina e prealpina. Il nord resta la zona più sfortunata perché specie in pianura padana di sole ne vedremo pochino, nebbie, foschie, nuvole basse e soprattutto tanto inquinamento. In pianura padana anche temperature relativamente contenute. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo. Spot break. Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com.
Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345 9945 637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.